Molti automobilisti hanno trovato il trucco per non farsi pizzicare dall'autovelox, un trucco che però non rispetta il codice della strada. Sono sulla tangenziale di Modena. Sto viaggiando intorno ai 60 km orari. Il limite di velocità qui è di 70. Ci sono diversi cartelli che avvisano della presenza dell'autovelox a postazione fissa installato dal comune. Molti automobilisti però rallentano prima dell'autovelox, che si trova in questo punto. Dopo l'autovelox, in tanti, durante le riprese di questo servizio, ritornano a viaggiare a velocità superiori al limite. Quasi tutti mi sorpassano. Quali sono però le velocità dopo l'autovelox? Con un telelaser, Franco Piacentini dell'Associazione Vittime della Strada ha rilevato le velocità dei veicoli alla distanza di un chilometro dopo l'autovelox. Ecco alcuni automobilisti pizzicati sopra i 70 km orari. Si parte da un fuoristrada agli 80, poi si passa in sequenza ai 97 di un'utilitaria, ai 98 di un SUV e a una station wagon ai 99. Il telelaser rileva un'utilitaria ai 100, un furgone ai 101 per arrivare a un monovolume a 102 km orari.